persona che io conosco da molti anni, ho avuto modo di avere vicino a me anche quando sostenne la responsabilità di Presidente del Consiglio, e quando ieri in un'intervista un giornalista mi chiese di esprimermi su di lui, la prima parola non pensata che mi venne in mente è, io dissi di lui, è un galantuomo. Perché è... Per quanto riguarda Nicola Cosentino, posso semplicemente augurarmi che questo suo calvario finisca presto. Ho avuto con lui relazioni soltanto di politica e come politico devo dire che ne avevo e ne ho stima. Per il resto naturalmente non ho nessuna possibilità di avere un giudizio. Per quanto riguarda invece la paura che il centrodestra si fraziona ulteriormente, questo timore è chiaro che deve esistere. Purtroppo noi italiani dal 1948 ad oggi non abbiamo mai imparato a votare. Già nella prima repubblica per fare una maggioranza occorrevano 5 partiti. Guardi, l'unica parola che mi viene in mente su De Luca, primo perché è razzista nei confronti dei napoletani, la seconda è che è impresentabile lui e i suoi candidati, ma quello che mi fa più male è che odia i napoletani, non è solo Salvini che fa i corretti contro i napoletani ma anche lui, quindi io da napoletana non lo voterei mai, a prescindere dal fatto che non è il candidato del partito per cui ho sempre votato, ma proprio perché è anti-napoletano, quindi... Abbiamo fatto fatica a liberarcene, però ci siamo riusciti. Io l'unico ringraziamento che faccio a De Luca è questo, che ci ha dato una grande mano a fare pulizia. Una volta che sono andati non tornano più indietro.